Oggi parliamo di come fare un bel DJ set rock, rimanendo in ambito rock e partendo fin da subito con il piede giusto. Lo scenario è questo: la band suona, finisce l'ultimo accordo, saluta il proprio pubblico e magari lancia anche il DJ ringraziandolo per ciò che ha fatto fino ad ora, ma in apertura di concerto. Te sei lì che magari le persone stanno guardando anche da un'altra parte, perché spesso la console non è vicino al palco, può essere anche dietro o comunque dietro la pista. E allora c'è da partire subito e da partire bene. Come abbiamo detto negli altri video dedicati all'ambito rock, bisogna far capire fin da subito ai pubblici che adesso c'è il DJ e che si può ballare. Alle volte basta un accenno del primo brano e le persone rimangono lì e iniziano a divertirsi. Altre volte invece bisogna imprimere subito un bel ritmo. Ora, di come fare un buon DJ set ne abbiamo già parlato, però come strutturare una scaletta in ambito rock senza finire poi sulla musica più congeniale per i DJ, diciamo così? Beh, in quel caso si può giocare sui generi e sui periodi. Come abbiamo già detto, il repertorio deve essere molto ampio, che non si può limitare soltanto ai brani storici del passato. Se adesso il rock, sempre considerato un ambito generale, vive un periodo abbastanza difficile, non ci sono più né delle hit che girano per le radio, né dei nuovi gruppi che fanno il botto, e negli ambiti indipendenti ci sono i suoi percorsi, le sue mode, i suoi trend che diventano piuttosto specifici e anche difficili da seguire. Presentandosi comunque un pubblico generalista, bisogna essere abbastanza informati sia su tutto il repertorio del passato sia sulle nuove tendenze in circolazione. Come si fa allora? Innanzitutto cercare di mettere insieme le canzoni simili e strutturare dei blocchi di generi, da momento punk, ok, 4-5 pezzi di fila, poi dopo si cambia, ne rimangono altri pezzi buoni da poter riutilizzare in un secondo momento. Così per il rock, rock and roll, eccetera. Poi cercare di mettere insieme dei tempi simili, delle velocità simili, anche se magari non mixi tenendo 30 secondi le parti con i battiti combaciati, diciamo così. Però è bene avere un'armonia per quanto riguarda i ritmi. Puoi fare sì dei break in avanti o rallentare per dei momenti, però se fai un 10 minuti di un genere poi passa ad un altro genere, è bene che il passaggio sia più armonioso possibile, altrimenti se vai un po' a scatti così comunque le persone in sala se ne accorgono. Come in ogni genere ci sono le hit, quelle che funzionano sempre, che ne so, Toxicity dei System of a Down, un brano che accende la pista in ambito rock. L'accende ormai da una decina d'anni a questa parte. E allora è bene decidere di giocarsi le hit nel momento migliore. Essendo un brano, tra virgolette, abbastanza pesante, non puoi partire con quello, se no dopo cosa ci metti? Devi arrivare a costruirtelo il momento. E così pensare a dei brani da mettere prima e dei brani da mettere dopo. Abbiamo già parlato degli errori più comuni dei DJ rock, cerchiamo quindi di evitarli. Il modo migliore per evitarli è avere in testa già un'idea di serata, un'idea di scaletta. Poi ci sono dei brani che magari non ti fanno ballare ma hanno un ottimo impatto. Mi vengono in mente quelli di Metallica. E quelli di Metallica li puoi utilizzare nei momenti specifici della serata, verso la fine, per fare un break, sia per dimostrare la tua cultura musicale che per ottenere un buon risultato. Ora, ovviamente, se un brano lo tieni 7 minuti, compreso degli assoli che non si possono tagliare, sai che ti si può allentare la pista, anche perché non sono brani decisamente ballabili. Però lo puoi usare con cognizione di causa, lo puoi usare per tirare un po' il fiato, oppure per avviarti a chiudere in bellezza. In ogni caso, cerca di considerare bene il tempo che hai a disposizione e di essere il più efficace possibile con le armi che hai a disposizione, quindi quei brani che sai che funzionano. E poi, come qualsiasi tipo di DJ set, fai i tuoi test, perché un brano che funziona può essere anche suscettibile del momento, e allora lo inserisci nella parte più appropriata della serata. In definitiva, alternare i generi, alternare i periodi storici, utilizzare con coscienza le hit e giocare con i momenti della serata
anche perché in un ambito rock puoi anche usare dei pezzi belli che, se i pubblici sono preparati, apprezzeranno sicuramente. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima.